Con le vostre impronte sui fucili e le pallottole nei cadaveri abbiamo tutto quello che ci serve per sbattervi in galera e buttare via la chiave, lo sapete questo, sì? I nomi degli altri sei, forza. In realtà sono altri sette. Vero Bonetti. Ne ha ammazzato uno tutto da solo. Lo potete trovare nei campi dietro la sua azienda agricola. E comunque noi i nomi non li conosciamo. Chiedeteli a lui. Trovate tutto nel mio ufficio. E tu che cazzo ridi? Sentite, voi ci dovreste ringraziare. Quelli in Italia neanche ci dovevano venire. E voi per punizione li ammazzate come degli animali. Già. Un solo colpo a testa. E finora non abbiamo mai sbagliato. L'avvocato Marini qua lavora nell'ufficio che si occupa dei permessi di soggiorno. Mm? Ogni tanto gli capita sotto mano qualche decreto di espulsione di extracomunitario. E lei che cosa fa? Chiama i suoi amici, questi lo rapiscono e poi insieme si divertono a usarlo come preda. E così? L'avvocato Marini, anche se mi ripugna chiamarla così perché lei infanga questo titolo, succedeva tutto così? Quando il testimone ha visto che cosa facevate all'albanese, avete deciso di ucciderlo mandando due killer qua fuori. Per mantenere segreto il vostro gioco. Ma non so di cosa state parlando! Parlando del falso allarme bomba, della successiva sparatoria contro questo commissariato. Ma siete matti! Ma quale bomba? Riboni, lei non dice niente. Vogliamo il nome del killer venuto in moto con lei. Potrebbe avere una riduzione della pena. Sentite, siete fuori strada. Io non ho mai neanche pensato a una cosa del genere. Va bene. Che parliate o non parliate ormai non fa nessuna differenza. Tanto siete finiti. Portateli via! Via! In piedi. Alzati, Riboni, alzati!